benvenuti per un nuovo video. Oggi sono a Voghera al circuito Tazze Nuvolari. Vado a scuola guida alla Mercedes MG Driving Academy. E con che mezzi, signori? Il top della gamma Mercedes. Ed eccoli qui parcheggiati tutti i mezzi che utilizzeremo per l'Academy. E la cosa che mi rende più contento è che finalmente si può tornare a fare questo tipo di eventi, naturalmente tutti in sicurezza, le auto sono sanificate e ci hanno fornito la mascherina NDA, che non è niente male. Questi sono eventi organizzati direttamente da Mercedes, che danno la possibilità ai proprietari o anche agli amanti del brand di poter provare i modelli con le performance al top in pista e imparare a pilotarli al meglio grazie appunto all'aiuto dei piloti messi a disposizione. Grande occasione, perché non capita certo spesso di poter avere a disposizione tutte queste meravigliose auto. Prima parte della giornata, che prevede un breve briefing teorico. Ci va anche Max e Gustavo nel briefing e lo sguardo. Ricordatevi sempre che la macchina va dove io guardo. Prima parte giro in pista seguendo il pilota per imparare un po' le traiettorie di questo circuito. Circuito non particolarmente lungo, ma piuttosto ricco di curve, quindi molto divertente. Adesso faremo una bella gara di accelerazione barra frenata, quindi si dà tutto gas con questi bolidi da oltre 500 cavalli e bisogna fermarsi all'interno dei birilli. Questo permette di capire quanto sia necessario frenare con intensità per fermarsi nel miglior tempo possibile. Certo, con i carboceramici è tutto più semplice. Prudenti, ragazzi, troppo prudenti. Cosa vuoi? La prudenza è la prima cosa. Perché io vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Eh sì, dopo il quarto di miglio ovviamente c'è anche il pranzo. E questa è la nuova linea dei SUV tutti AMG. Dalla più piccola GLA 35 fino al mostruoso GLE 53. AMG, che ora identifichiamo come il brand dei modelli più sportivi di Mercedes, ma che in realtà è nata dall'idea di due amici preparatori che negli anni 60 hanno preparato la loro prima Mercedes, vincendo addirittura la 24 ore di Le Mans, e di lì a poi, insomma, è storia, fin quando Mercedes ha acquisito direttamente il marchio, che ora contraddistingue non solo i modelli Mercedes di serie che vengono adeguatamente preparati, ma anche modelli progettati esclusivamente da AMG, come la GT ad esempio. Bene, pranzo finito, ci prepariamo per uscire in pista. Alla fine pensavo di aver fatto un buon tempo, in realtà non così tanto. Sapete perché? Perché ho voluto strafare, ho voluto divertirmi. In realtà in questo tipo di percorsi bisogna essere un po' più delicati alla guida, ma poco importa, perché mi sono divertito e poi ho imparato qualcosa. Sapete qual è la cosa divertente, ragazzi? Pensavo di aver fatto schifo e invece sono arrivato terzo addirittura, a grandissima sorpresa.
Vabbè ragazzi, con questa ultima premiazione si è conclusa questa magnifica esperienza. Infatti ringrazio Mercedes assolutamente per avermi invitato alla MG Driving Academy. È un'esperienza che comunque è aperta a tutti, io vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete vedere tutte le informazioni per poter partecipare. È sicuramente un'occasione sia per divertirsi, per provare dei bolidi, insomma non capita tutti i giorni di poterli guidare in pista, ma anche per imparare manovre di sicurezza che sicuramente possono essere utili nella vita di tutti i giorni. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso, lo sapete, no? Un like, l'iscrizione al canale, l'attivazione della campanellina, beh, mi faranno felice. Se avete domande, qualsiasi cosa, scrivetemi qui sotto nei commenti. Grazie da Manuel Agostini, terzo classificato, e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Terzo classificato, robe da pazzi.